www.trmweb.it. Le news in tempo reale. I video, il forum, le nostre produzioni. Segnalaci la tua notizia. www.trmweb.it. Colonnine manomesse per erogare meno carburante, ma anche impianti totalmente abusivi. La scoperta è della Guardia di Finanza, che a Palermo ha sequestrato 3 distributori e denunciato i gestori. Trattativa Stato-mafia, il processo resta davanti alla Corte d'Assise di Palermo, lo ha deciso la stessa Corte, respingendo tutte le eccezioni di incompetenza sollevate dai legali dei 10 imputati. Costi contenuti ma tante novità, il festino numero 389 è ufficialmente presentato oggi dal sindaco Orlando e dall'arcivescovo Paolo Romeo, un'edizione dedicata ai bambini e al futuro di Palermo. Saranno Sara Errani e Roberta Vinci le prime due teste di serie degli internazionali di Sicilia di tennis femminile, in programma al Country di Palermo dal 6 al 14 luglio. Buon pomeriggio dal TG Med, con me Luigi Perollo. Come avete sentito, parleremo ampiamente del festino di Santa Rosalia, preparativi in corso. Una lunga diretta che TRM anche quest'anno garantirà ai suoi telespettatori, ne parleremo tra qualche istante. Adesso in apertura la cronaca, parliamo di questi sequestri messi a segno dalla Guardia di Finanza che a Palermo ha scoperto nuove irregolarità. Vediamo. Colonnine di erogazione manomesse, carburante di pessima qualità e fornito in misura minore del dovuto, commercio in nero di gasolio. Una nuova operazione delle Fiamme Gialle di Palermo ha portato al sequestro di 9 serbatoi interrati, 8 colonnine erogatrici, 9.300 litri di benzina e 5.200 litri di gasolio. Le indagini erano scattate dopo la segnalazione al 117 da parte di cittadini e automobilisti che lamentavano presunti casi di abusivismo e di frode, sospettando di aver ricevuto dai distributori minor quantitativi di carburante rispetto a quelli pagati e mostrati dal display delle colonnine. Tutti sospetti fondati, come dimostrato dai controlli dei finanzieri. 3 in particolare gli interventi condotti. Il primo contro un gestore che, grazie a uno strumento artigianale, riusciva a erogare meno carburante rispetto a quanto venisse pagato dai clienti. Nel secondo caso i finanzieri, oltre ad aver riscontrato un analogo caso di manomissione, hanno scoperto che il carburante distribuito era costituito da miscelazioni abusive o di pessima qualità. Il terzo intervento ha portato invece al sequestro di quello che avrebbe dovuto essere un deposito commerciale di prodotti energetici per rifornire automezzi aziendali e che invece veniva utilizzato come un vero e proprio impianto privato di distribuzione di gasolio. Un impianto stradale abusivo, privo di qualsiasi certificazione o autorizzazione, che vendeva carburante a un prezzo inferiore a quello mediamente praticato dagli altri distributori. Un affare per tutte le auto e le autocisterne che attendevano in prossimità della colonnina di erogazione. Nel corso delle operazioni di stamattina i finanzieri hanno denunciato i 3 gestori. Resta davanti alla Corte d'Assise di Palermo il processo sulla trattativa Stato-mafia. Lo ha deciso la stessa Corte che ha respinto tutte le eccezioni di incompetenza sollevate dai legali dei 10 imputati, ex politici, ufficiali dell'arma, capi mafia e anche Massimo Ciancimino. Gli avvocati avevano eccepito l'incompetenza sia territoriale che per materia dei giudici, sostenendo che il processo dovesse essere trattato dal tribunale competente per il reato di minaccia a corpo politico dello Stato contestato agli imputati e indicando alcuni in Roma, altri in Caltanissetta o Firenze le autorità giudiziarie competenti. È stata respinta anche l'istanza dell'ex ministro Nicola Mancino, imputato di falsa testimonianza, che aveva chiesto lo stralcio della sua posizione e la trasmissione degli atti al Tribunale dei Ministri. Sono ancora ricercate 2 delle oltre 30 persone coinvolte nella maxi operazione antimafia che ieri ha decapitato i vertici del mandamento Porta Nuova, ma che ha soprattutto rivelato alcuni aspetti ancora inediti relativi all'organizzazione interna delle cosche. Vediamo.
All'appello mancano ancora due nomi, sono quelli dei due latitanti dell'operazione Alexander, che ieri ha portato a oltre 30 arresti a Palermo, scardinando di fatto il mandamento Porta Nuova e ricostruendone dinamiche e organigramma. Le indagini ruotano attorno al personaggio chiave, il giovane intraprendente reggente del mandamento, Alessandro D'Ambrogio, detto appunto Alexander. Era lui a tenere in mano le redini dei grandi affari illeciti, a cominciare da quello del narcotraffico. Una scelta obbligata, come hanno spiegato gli investigatori, vista la pressione della crisi che riduce di molto le prospettive legate al racket delle estorsioni, che tuttavia resta un business centrale. Neanche quarantenne, reduce da una rapidissima ascesa da impresario a capomandamento nel giro di pochi anni, tenuto in massima considerazione sia da boss di primo piano che dalla gente comune, sarebbe stato proprio D'Ambrogio a gestire il pizzo da un lato, con estorsioni tradizionali come quella al pub Mambo Beach, e il giro di droga dall'altro, intessendo alleanze con i clan trapanesi e con personaggi chiave del narcotraffico internazionale. Un ritorno all'antico, insomma, come negli anni Ottanta. Un dato tra i tanti emersi da queste indagini che rivela anche l'aumento dei consumi di droga a Palermo. Hashish soprattutto, la droga più usata, la più cercata e la più venduta, e a prezzi sempre più concorrenziali, anche se un aumento si registra pure per la cocaina. Al vaglio degli investigatori ci sono poi altri elementi, per certi versi inediti, come l'uso di internet, di Skype, di Facebook e dei social network da parte di boss e gregari, non solo per comunicazioni riservate in codice o per aggirare controlli e intercettazioni, ma anche per minacce, estorsioni, avvertimenti, una nuova frontiera della comunicazione mafiosa che forse, nelle intenzioni dei giovani capi, è destinata a spodestare i vecchi pizzini. Parleremo tra poco della GESIP perché ci sono delle novità. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria. A tra poco. Il 389esimo festino di Santa Rosalia, in diretta su TRM, domenica 14 luglio alle 21.30. È offerto da Pantaleone Arte Sacra, dal 1905. Ente Parco delle Madonie. Fratelli Contorno, Industria Conserve Alimentari, dal 1916. Demma, abbiamo i prodotti per il tuo bambino, ai prezzi più bassi della città. Sigma, così buoni, così vicini. Gennaio è entrata in vigore la TARES, il nuovo tributo comunale dovuto anche per la gestione dei rifiuti. La TARES prende il posto della TARSU e comporta notevoli aumenti sulle cartelle esattoriali. Animica esegue tutte le procedure per l'adeguamento a normativa della tua azienda per farti ottenere un risparmio fino all'80%. Contattaci, un nostro consulente sarà a tua disposizione. Al Gelaturi nutre il gusto della perfezione. Il maestro gelatiere Peppe Cuti è in grado di soddisfare tutte le esigenze. Gelato senza zucchero, senza glutine, senza lattosio. Insomma, gelati per tutti, grandi e piccini. Noi del Gelatone non vendiamo gelati, regaliamo emozioni. Hai deciso di vendere il tuo oro, ma non hai tempo per raggiungere i nostri punti vendita. Affari in oro ha la soluzione per te. Da oggi eseguiamo il ritiro dei preziosi direttamente a casa tua. Contatta il nostro reparto di acquisto online. Clicca il nostro sito web e scoprirai i vantaggi. Affari in oro. Non
funziona i decoder. Centro del telecomando. Non si apre più il cancello. Centro del telecomando. Lo smartphone e il tablet ti sono caduti in acqua. Centro del telecomando. Si bloccano i tasti del climatizzatore. Centro del telecomando. Vuoi recuperare i dati del tuo cellulare? Centro del telecomando. Troppi telecomandi? Meglio uno solo più piccolo. Centro del telecomando. Da 50 anni, soluzioni veloci ed economiche. Riparazioni, duplicazioni, sostituzioni chiavi e radiocomandi anche codificati. Devi cambiare a vista e cover della chiave della tua auto? Semplice! Centro del telecomando. A Palermo, via Tommaso Gargallo 14, tra via Libertà e via Marchese di Villa Bianca. Info 091 30 29 40. Latte David, un brick, 83 centesimi. Melling omogenizzati di carne, 120 grammi, 1,99 euro. Mio latte, 12 brick, 9,90 euro. Pampers a sole e luna, 3,75 euro. Chicco bagno shampoo 75 ml, 3,45 euro. Passeggino Chicco CT 06, 49,90 euro. Lettino da campeggio Compact, 29,90 euro. Demma, abbiamo i prodotti per il tuo bambino, ai prezzi più bassi della città. Demma Sanitaria, via Eugenio Lemiro 5, via Zappalà 47, a Palermo. Infoline 091 21 48 83. È meglio l'uovo oggi o la gallina domani? Da oltre 50 anni produciamo uova fresche di giornata e ortaggi coltivati in maniera naturale. Casa dell'Uovo, via Paterna Mondello 39i, a Palermo. Info 091 53 06 32. Il sindaco di Palermo Orlando ha ricevuto conferma da parte della segreteria del ministro Saccomanni dell'avvenuta firma del decreto che permetterà il prosieguo delle attività dei lavoratori ex GESIP secondo l'accordo che è stato sottoscritto fra Comune, Regione e IMSS nel mese di aprile. Lo ha reso noto l'ufficio stampa del Comune di Palermo. Adesso, dice Orlando, attendiamo gli ultimi adempimenti burocratici con la Regione per poter far riprendere l'attività lavorativa. A pochi giorni dalla visita del Papa, Lampedusa vive una nuova ondata di sbarchi di immigrati provenienti dal Nord Africa. Gli ultimi sono arrivati ieri sera. Il centro di accoglienza di Lampedusa è ormai al collasso. 100 immigrati sbarcati nelle ultime ore sull'isola sono stati trasferiti nella struttura d'accoglienza di Mineo, mentre 3 donne incinte sono state trasportate in elisoccorso all'ospedale civico di Palermo. Ma nelle ultime ore sono giunti più di 500 immigrati. L'ultimo sbarco appena ieri sera, quando a Lampedusa sono arrivati gli oltre 180 migranti che erano stati soccorsi in mare aperto. A pochi giorni dalla visita a sorpresa del Papa, dunque, mentre sull'isola fervono i preparativi per l'accoglienza del pontefice, l'emergenza immigrazione continua a farsi sentire in modo drammatico. Filtrano intanto nuovi particolari sull'evento di lunedì prossimo. Così come chiesto espressamente dal pontefice, il cerimoniale sarà estremamente semplice. Non è prevista neanche la partecipazione delle autorità. Dunque non ci saranno politici, sindaci e neanche il presidente della regione Crocetta. Tra i vescovi viene confermata al momento solo la partecipazione del vescovo di Agrigento. È stato del resto lo stesso Papa Francesco a voler dedicare questa giornata solo agli immigrati e agli abitanti dell'isola. Oltre alla corona di fiori che verrà gettata in mare dal Papa, accompagnato da un corteo di barche, si sa che ci sarà una messa al campo sportivo e una breve visita al centro di prima accoglienza. Infine, il pontefice dovrebbe rendere visita a un piccolo gruppo di malati. Un pasticcere di 24 anni di Altavilla Milice è ricoverato in coma all'ospedale civico di Palermo per le ferite riportate in un incidente avvenuto la notte scorsa a Lampedusa lungo la strada di Cala Madonna. Per cause ancora da accertare, il giovane è uscito di strada a bordo della sua moto. Dal poliambulatorio di Lampedusa è stato trasferito a Palermo con un elicottero dell'elisoccorso. E la procura di Agrigento ha chiesto il rinvio a giudizio del medico in servizio al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio, Rosa Manuele, per l'ipotesi di reato di omicidio colposo. L'inchiesta è quella sulla morte di Maria Vaccaro, una donna di 37 anni, avvenuta un anno fa in seguito ad una sindrome coronarica. Per gli altri 4 medici che erano indagati nella stessa inchiesta, la procura ha chiesto invece l'archiviazione. Bene, adesso veniamo al festino di Santa Rosalia. Dopo l'avvio del cantiere aperto per la realizzazione del carro trionfale, stamani l'edizione numero 389 del festino è stata presentata ufficialmente dal sindaco di Palermo, Leluca Orlando, e dal cardinale, l'arcivescovo Paolo Romeo. Un'edizione con costi contenuti ma molte novità e che vuole soprattutto guardare al futuro. In che modo? Ce lo spiega Luigi Perollo, che è qui con noi oggi.
Sì, buon pomeriggio Federica. In effetti il tema dell'edizione 389 del Festino di Santa Rosalia è dedicato a chi ha futuro e avrà al centro, questa edizione avrà al centro i bambini definiti per l'occasione fascitorio, comunque costruttori di futuro per sé sicuramente, ma anche per gli altri. Perché questa scelta? Perché sicuramente è un festino che invita a guardare con speranza a un futuro da costruire collegialmente. In tal senso si colloca la scelta di quest'anno di realizzare il carro trionfale non nel chiuso dei capannoni dei cantieri culturali della ZISA, ma all'aperto, con la possibilità quindi di assistere e prendere parte ai lavori di ritocco del carro dello scorso anno, perché la base è proprio quella, sul piano della cattedrale. Il carro è stato già benedetto lunedì scorso dall'arcivescovo Paolo Romeo. Allora, fascitori di futuro per un programma di festino che dura circa 15 giorni. Il programma di quest'anno si è aperto proprio giorno 1 e andrà avanti sino alla componente religiosa lunedì 15 luglio. La sera del 14, come sempre, la grande festa lungo il Cassaro con diversi quadri, ma di questo noi parleremo nei prossimi giorni, anche perché, come sempre, come ogni anno, TRM sarà coinvolta direttamente nell'offrirvi e nel proporvi la diretta di questa lunga notte di festa. Sentiamo invece subito sul significato delle pesti vecchie e nuove, le pesti attuali, proprio l'arcivescovo di Palermo Paolo Romeo, e poi sentiremo il sindaco Lelu Corlando. Le pesti del 2013 di questa città, quali sono? Beh, io penso che ci sono dei problemi endemici che oggi noi vediamo, il problema dei senza tetto, i problemi dei senza lavoro. Abbiamo il problema giovanile, abbiamo il problema dei servizi, mi riferisco alla situazione della GESIP o dell'AMIA, su cui si cercano di fare tanti sforzi, ma si fa fatica a trovare un quadro generale. Con la disoccupazione giovanile esistono anche altri problemi che sono legati all'infanzia, ai giovani, ai bambini, perché questi non sono ancora giovani e forse non sono adeguatamente attenzionati, ma sono la pupilla, dovrebbero essere, di tutta la società e della Chiesa. E allora ecco, questo era l'intervento dell'arcivescovo di Palermo, un richiamo quindi ai bambini, e noi durante i prossimi giorni sino al festino ogni giorno ci dedicheremo proprio al ruolo centrale che hanno questi bambini e al ruolo che hanno di costruttori di speranza, come ha sottolineato questa mattina il sindaco Orlando. Sentiamo. Sua Eminenza ha fatto riferimento ai bambini. Ai bambini, voi avete i bambini, avete scelto i bambini come testimonial di questo festino, significa investire sulla cittadinanza consapevole del futuro? Ma la peste, la vera peste che quest'anno l'amministrazione comunale vuole mettere al centro dell'attenzione in occasione del festino di Santa Rosalia è il furto di futuro. È l'assenza di futuro che colpisce il disoccupato, l'assenza di futuro che colpisce l'anziano, l'assenza di futuro che colpisce il portatore di handicap, l'assenza di futuro che colpisce i giovani. Per questo abbiamo pensato di mettere insieme bambini e futuro. Non a caso, queste manifestazioni sono iniziate proprio lunedì scorso davanti alla cattedrale con un coro di bambini di Brancaccio, a conferma, se ve ne fosse bisogno, che Brancaccio è diventata, col sangue di Don Pino Puglisi, un punto di riferimento di una Palermo e di un mondo diverso e migliore da punto di riferimento qual era di una mafia dominante, e al tempo stesso che i bambini che mi richiamano a quel futuro che Santa Rosalia, noi speriamo, ci aiuti a recuperare. E allora questa è la presentazione ufficiale di oggi. Noi seguiremo come TG Med ogni giorno l'evoluzione del festino verso il festino di quest'anno. Federica. Bene, adesso facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, poi dobbiamo ancora parlare di altre notizie e di sport.
anche tu. Adesso. È meglio l'uovo oggi o la gallina domani? Da oltre 50 anni produciamo uova fresche di giornata e ortaggi coltivati in maniera naturale. Casa dell'Uovo, via Paterna Mondello 39i, a Palermo. Info 091 5306 32. Al Gelatori nutre il gusto della perfezione. Il maestro gelatiere Peppe Cuti è in grado di soddisfare tutte le esigenze. Gelato senza zucchero, senza glutine, senza lattosio. Insomma, gelati per tutti, grandi e piccini. Noi del Gelatone non vendiamo gelati, regaliamo emozioni. Gruppo M Club Vacanze affitta appartamenti per le tue vacanze nella ridente cittadina di San Vito Lo Capo. Per la nuova stagione primavera-estate, offerta soggiorni in appartamento per 4 persone a partire da 50 euro al giorno. Gruppo M Club Vacanze, la tua casa per le vacanze. Cremoso. Buono. Gelateria artigianale di Sicilia. Il vero gelato siciliano ha trovato casa, la tua. Al supermercato Sigma L'Isoletta. Succo Bravo da 2 litri, 1,49 euro. Gelato classico Motta da 1,5 kg, 2,98 euro. General liquido lavatrice 25 lavaggi, 2,29 euro. Caffè Splendid 2 pacchi da 250 grammi, 2,98 euro. Supermercato Sigma L'Isoletta, ora facilmente raggiungibile. Vialdi presenta il materasso Ergo Memory, progettato per garantirvi il massimo del comfort. Altezza 23 cm, uno strato di memory con 12 zone a portanza differenziata e due strati in tecnopolimeri per un supporto ortopedico. Fuori, un guscio in morbida ciniglia di puro cotone sfoderabile e lavabile. Un concentrato di tecnologia a soli 399 euro nella versione matrimoniale e 299 in quella singola. Vialdi. Innovazione, tecnologia, estetica, benessere. I nostri quattro assi per garantirvi sempre un acquisto sicuro. Mobil Domus Arredi vi propone soluzioni attuali per arredare la vostra casa con l'intramontabile classico, il fascino dei mobili in stile, l'innovazione continua del moderno e contemporaneo. Da Mobil Domus vivrete la scoperta di esclusive cucine Mobil Turi, classiche e moderne, in differenti colori e finiture con soluzioni compositive su misura. La fantasia e la creatività delle camerette Spar Junior. Mobil Domus, corso di 1235 a Palermo, di fronte Ponte Ammiraglio. Casa di riposo Parco Cristallo, via Narciso 3, Catania. Alloggio per anziani, analisi cliniche, casa albergo per anziani, assistenza disabili, residence per anziani autosufficienti e non. Tutte le camere sono dotate di bagno, TV, aria condizionata calda e fredda e telefono. Parco Cristallo, molto di più di una casa di riposo. Per info 095 71 64 456. Perché hai scelto Auto Europa? Perché Auto Europa ti dà sempre di più, il miglior servizio e il miglior prezzo. E poi sono ovunque. Ok, mi hai convinto. Milano, Torino, Palermo, Catania, Pisa, Firenze, Venezia, Bologna, Napoli. Auto Europa è veramente ovunque. Servizio impeccabile, staff efficiente, tariffe imbattibili. Auto Europa, l'autonoleggio low cost. Saranno Sara Errani e Roberta Vinci le prime due teste di serie degli internazionali di Sicilia di tennis femminile di Palermo che si svolgeranno al Country dal 6 al 14 luglio. Vediamo. Presentati questa mattina i 26esimi campionati femminili internazionali di tennis che si disputeranno dal 6 al 14 presso il Country Club di Palermo. Ancora una prestigiosa edizione che vedrà il via ben 6 tenniste tra le prime 50 al mondo. A capeggiare il lotto delle partecipanti le 4 migliori italiane del momento: Sara Errani, numero 5 al mondo e vincitrice lo scorso anno, Roberta Vinci, 11esima del ranking, Flavia Pennetta, beniamina del pubblico palermitano che ha conquistato il titolo nel
nel 2009 e la giovane altoatesina Karin Knapp, tutte reduci dal torneo di Wimbledon dove hanno ben figurato. A contrastare la supremazia sulla carta delle azzurre, la cecoslovacca Zakopalova, la spagnola Dominguez e la francese Mladenovic. Sì, è il goto del tennis italiano, poi basta pensare che di queste cinque ben tre hanno passato la prima settimana di Wimbledon e quindi credo che sia veramente un onore per noi italiani avere un tennis femminile così forte. Errani che entra con una wild card, ancora un'altra da concedere, potrebbe nascere anche una sorpresa in attesa. L'ultima wild card è da assegnare una top 20, ci auguriamo che la Lotto, che il nostro sponsor tecnico dell'abbigliamento ci possa portare una buona notizia e poter migliorare ancora di più il tabellone di quest'anno. E per questa edizione è tutto, il TG torna alle 20:30, adesso come sempre il meteo. Grazie e buona giornata. Il meteo è offerto da Sigel, la gelateria artigianale di Sicilia, 40 anni di passione per il gelato artigianale, scoprila su sigel.it. Nelle prossime ore anche la Sicilia sarà gradualmente raggiunta da una corrente fresca di origine atlantica, nubi in aumento, soprattutto sui settori settentrionali. Temperature massime stazionarie o in lieve diminuzione. Venti deboli settentrionali con rinforzi di maestrale, mari mosso, lo stretto di Sicilia, generalmente poco mossi gli altri bacini. Tendenza all'instabilità anche per la giornata di domani, sereno ovunque tranne sui settori nord-occidentali dell'isola. Temperature in generale aumento sia nei valori massimi che in quelli minimi. Venti deboli o moderati, mari poco mossi tranne lo stretto di Sicilia, con moto ondoso in aumento. Il meteo è stato offerto da Sigel, la gelateria artigianale di Sicilia. 40 anni di passione per il gelato artigianale. Scoprila su sigel.it.